run for una serata all'insegna delle emozioni, la bellezza, la forza e il coraggio delle donne. È stato tutto questo, Bella come sei, la quarta edizione della sfilata delle donne in rosa, andata in scena a Matera in piazza San Francesco, organizzata dal comitato regionale Comen Basilicata. La maestosa facciata della chiesa di San Francesco d'Assisi ha fatto da cornici ad un evento unico in Italia, dove le donne che hanno affrontato la malattia si sono mostrate in tutta la loro bellezza, con il sorriso e la gioia. Un esempio per tante, un modello per tutti. Le donne in rosa, con stile, portamento e leggerezza, hanno indossato gli abiti dei brand facenti parte della rete CNA Federmoda, oltre che delle boutique bianche e della boutique Stefania di Matera. Il look delle protagoniste è stato completato dalle acconciature e dal trucco del team della bellezza, coordinato da Massimo Ferraroni. Un tocco di classe ha conferito l'allestimento scenico della scalinata di Piazza San Francesco, curato da Milady by Michou. E al di là della malattia, siamo delle donne in gamba che vogliamo metterci in gioco, penso che ci stiamo anche riuscendo. Certo, non siamo tranquillissime, perché comunque è un'emozione, un'esperienza. Io sono venuta anche l'anno scorso, però comunque è un'esperienza nuova, quest'anno diversa. Ogni anno mi ripropongo proprio perché mi fa sentire vicina agli altri e insomma è un riscatto per noi che abbiamo attraversato un periodo un po' difficoltoso. L'evento rientra in una delle numerose iniziative promosse dalla Comen Basilicata e come tappa fissa da 4 anni in vista della race che si correrà quest'anno a Matera il prossimo 1 ottobre, al culmine degli eventi ed attività di prevenzione con la Carovana della Salute, che animerà dal giorno 29 settembre il villaggio allestito presso il Parco del Castello. Nel corso della serata, molto partecipata e sentita, hanno preso parte esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e dell'associazionismo e tutti i partner al fianco di Comen per la buona riuscita dell'evento. Spazio durante la serata all'arte e alla cultura, ma soprattutto al valore della testimonianza con le storie e il vissuto di alcune donne in rosa che hanno voluto ribadire con il loro esempio l'importanza della prevenzione. Ora tutti in corsa verso la race con l'obiettivo di essere numerosi in prima fila a fine mese, con le iscrizioni che consentiranno al Comitato Comen di sostenere nel tempo i progetti territoriali legati alla cura e alla prevenzione. Per noi l'occasione è importantissima per lanciare le iniziative che ci porteranno alla nuova edizione della Race for the Cure a Matera dal 29 di settembre al 1 di ottobre, con la corsa in rosa proprio domenica 1 ottobre, che simbolicamente quest'anno cade in una data molto particolare, perché il 1 di ottobre inizia il mese della prevenzione dei tumori del seno. Quindi non sarà un punto di arrivo, ma sarà un festeggiamento con le tante iniziative del Villaggio della Salute, che poi continueranno dopo la race nel mese di ottobre in tutti i comuni della Basilicata.